Come sapete, ormai l'emergenza è diventata quella climatica e il mainstream, a mo' di martello pneumatico, non fa altro che bombardarci con notizie sui disastri ambientali, attribuendone la colpa all'uomo. Dopo la rivoluzione industriale, la temperatura del pianeta è salita di un grado e si prevede che entro il 2040 salirà di un grado e mezzo. E quindi bisogna correre ai ripari e bisogna smettere di mangiare la carne, di mangiare i latticini e bisogna acquistare solo 3 vestiti all'anno a persona. Basta con le auto di proprietà. Perché avere un'auto propria quando la si può condividere? E dai! E poi l'onorevole Bonelli ha dichiarato ieri che presenterà una proposta di legge per introdurre il reato di negazionismo climatico. Quindi Mima, stai attento, perché se passa la legge poi commetti anche tu il reato. Vabbè, vedremo. Intanto vi leggo un articolo apparso ieri su Libero. Meteo e riscaldamento globale. Perché i meteorologi sbagliano? È un'intervista rilasciata da Fausto Gnesotto, docente universitario presso l'Università degli Studi di Trieste. Leggiamo assieme. Premetto che ho dovuto studiare perché vengono utilizzati dei termini difficili. Come paleontologo, e cosa significa? È colui che studia la paleontologia, quindi l'archeologia preistorica, che è la scienza che studia la cultura delle civiltà umane preistoriche attraverso l'analisi dei reperti materiali. Quindi, come paleontologo, che si deve avvalere scientificamente della palinologia, che è la scienza che studia il polline, connessa ai carotaggi pollinici, quindi a questi prelievi che vengono fatti dai geologi, per che cosa? Per poter ricostruire l'ambiente climatico dei siti oggetto dei miei scavi archeologici, devo stigmatizzare e quindi disapprovare il fatto che tutt'oggi il tema dell'emergenza climatica viene affrontato su basi fuorvianti, ovvero che portano fuori strada. Infatti ne parlano i meteorologi, che ne avrebbero competenza solo per gli avvenimenti dal 1800 in poi, e non i geologi, che sono i soli veri storici del clima. Vediamo qua. Perché dice dal 1800 in poi? Perché agli inizi dell'Ottocento, negli studiosi si fa strada la convinzione che il tempo, più che dalle condizioni atmosferiche locali, dipenda dallo spostamento di perturbazioni aventi dimensioni di qualche migliaio di chilometri. Poi ci dice che agli inizi dell'Ottocento le prime mappe meteorologiche, tracciate sulla base di osservazioni sinottiche raccolte per posta, consentono di intuire la stretta relazione tra vento e pressione. Poi ci dice che nel 1835 è stato inventato il telegrafo, che ha permesso che l'analisi sinottica del tempo potesse essere eseguita in tempo reale, così da assumere un effettivo interesse pratico. Andiamo avanti. Così si ignora il fatto storico che il clima muta periodicamente ogni 400 anni. Il clima muta periodicamente ogni 400 anni. Per esempio, dopo l'ottimum climatico romano imperiale, che fu un periodo di clima insolitamente caldo, nell'alto medioevo, cioè dal 400 all'800 circa, si ebbe un raffreddamento che favorì la peste di Giustiniano, sostituito da un innalzamento della temperatura nel pieno medioevo. Esso permise la rivoluzione agricola del 1000. Le coltivazioni in Groenlandia, Greenland, terra verde, oggi impossibili, e mostrò ai vichinghi le viti selvatiche nel Labrador. A questo picco climatico subentrò dal 1300 la piccola glaciazione, la peste del boccaccio, che si protrasse per i soliti 400 anni fino al 1680 circa, allorché le temperature aumentarono di nuovo e progressivamente fino ad oggi. Ma il 1680 è di ben 100 anni precedente alla rivoluzione industriale e a qualsivoglia emanazione antropica di CO2. Ok?
Quindi il surriscaldamento è iniziato 100 anni prima della rivoluzione industriale. Loro ci hanno sempre detto, perché da quando sono nate le industrie è iniziata la produzione di CO2, anidride carbonica, che ha procurato l'effetto serra e l'innalzamento delle temperature. E il docente universitario Fausto Gnesotto ci dice che non è così. Mimar, ma lui mica è un docente con l'H finale, è un docente. Staremo a vedere, perché se tanto mi dà tanto, da come è partito il tutto, ne vedremo delle belle. Purtroppo i climatologi del IPCC, che dettano legge, e che cos'è l'IPCC? È il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico. Sono dei meteorologi che possono conoscere le temperature solo dal 1800 in poi, mentre gli unici scienziati idonei a tracciare una storia del clima sono i geologi che, coi loro carotaggi pollinici, riescono a ricostruire gli ambiti vegetali, e quindi il clima, del passato tramite la palinologia, che è la scienza che studia il polline. Rispetto alla ricostruzione della storia del clima, la differenza tra geologi e meteorologi è la stessa che intercorre tra storici del passato e giornalisti del presente. Per cui mi chiedo, faremmo noi trattare la storia politica dai giornalisti piuttosto che dagli storici? Con tutto il dovuto rispetto per la funzione dei giornalisti. Per lo stesso motivo, la storia del clima va affidata ai geologi e non ai meteorologi. Concludendo, il clima cambia ogni 400 anni per cause astronomico-solari e non umane. Il clima cambia ogni 400 anni per cause astronomico-solari e non umane. E il caldo di oggi aumenterà ancora per circa 80 anni, in barba ad ogni nostro tentativo di contrastarlo, con azioni comportanti un inutile danno economico e sociale. È chiaro? Avete capito cosa dice l'esperto con la E maiuscola? E quindi si sta creando una nuova emergenza. Tanto i presupposti li abbiamo già visti, sono gli stessi. E visto che la gente ormai si sta svegliando e sta capendo, loro cosa fanno? Vogliono introdurre delle leggi per impedire che la gente possa opporsi. Mi raccomando, continuate a dormire. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.